Cristian, benvenuto ad Ascoli, la prima intervista al microfono di Pisciano Time. Innanzitutto raccontaci com'è nata l'idea Ascoli e come è stata partorita questa trattativa. Ma c'era già stato un contatto un paio di mesi fa, poi però dopo non so, io non ho saputo più niente, per 6 volte il mercato parlano i procuratori, i direttori, quindi io non ho più saputo nulla e poi quando si è ripresentato abbiamo messo poco a trovare un accordo, quindi in 3-4 giorni abbiamo fatto tutto. Tu hai una grande esperienza, hai segnato in tutte le categorie, insomma il tuo curriculum parla chiaro. Con quali ambizioni sei venuto qui nel Piceno? Ma sicuramente qualche anno che o perché vado via a gennaio o perché fanno scelte tecniche diverse, non riesco mai a fare un anno intero con una certa continuità. Quindi sono venuto qua con grande entusiasmo per fare un anno come si deve, in una squadra ambiziosa. Quindi anche il fatto che l'Ascoli abbia costruito una buonissima squadra e abbia ambizioni importanti mi ha sicuramente coinvolto e quindi vengo per mettermi a disposizione e dare il mio contributo a una causa importante. Che ambiente hai trovato e come ti stai inserendo nel gruppo? Ma l'ambiente c'è molto entusiasmo, il gruppo mi sembra molto affiatato, adesso da quello che ho visto io, poi come conoscevo sia Mengoni che Berrettoni, me ne avevano parlato molto bene, quindi ero convinto comunque di venire in un gruppo sano e che aveva voglia di far bene. Ascoli in testa alla classifica dopo 2 giornate, ottime le prestazioni anche in Coppa Italia. Dove può arrivare questa squadra? Tu hai grande esperienza di calcio, che idea ti sei fatto? Ma innanzitutto mi sono fatto l'idea che ci sia una buona squadra, quindi un buon collettivo, compreso lo staff tecnico, societario, tutto. Quindi questo è già un gran bel punto di partenza. Sicuramente adesso è presto per capire dove possiamo arrivare, però insomma passo dopo passo, cercando di migliorarsi sempre, insomma si può fare bene. Tu sei un attaccante che può giocare sia da prima che da seconda punta. Noi abbiamo Perez che è scatenato. Potete giocare insieme e come vivi questa concorrenza con un attaccante che si sta dimostrando di primo valore? Ma penso che la concorrenza ci sia dappertutto. Perez sta facendo benissimo, un giocatore che a me piace, ma con il quale posso comunque integrarmi perché abbiamo caratteristiche differenti, quindi a seconda delle esigenze del mister o delle partite vedremo davanti noi due, ma ci sono anche gli altri, perché comunque anche lo stesso Bancalan che adesso non c'è, comunque anche Berrettoni, Emanuele può giocare da seconda punta, insomma abbiamo varie soluzioni, vedremo di integrarci al meglio partita dopo partita. Come vi state avvicinando al match contro il Tuttocuoio, una squadra che nell'ultimo turno ha regalato la sorpresa di giornata sbancando Prato? Eh sì, in effetti è stata una sorpresa e quindi forse è meglio perché ci fa un po' drizzare le antenne e ci fa stare belli concentrati. Quindi adesso prepariamo la partita in settimana e poi vediamo cosa riusciamo a tirar fuori. Il mister ha parlato bene di te, come l'hai trovato? Sappiamo che è un sergente di ferro che prepara tutto nei minimi particolari. Che rapporto stai instaurando con lui? No, beh, il mister penso che abbia un bel rapporto con tutti, cerca di essere sergente di ferro, come dici tu, quando si lavora, ma poi anche comunque uno che quando c'è da fare la risata o da scherzare non si tira indietro, quindi anche per questo per il gruppo fa molto bene. Ultima parola per i tifosi. Tu hai giocato in piazze importanti, hai giocato in tanti stadi, ma un pubblico così caloroso l'avevi mai visto? No, beh, effettivamente Ascoli, di quelle che ho girato, sicuramente è una delle più calorose sia come curva ma come tutto lo stadio, perché comunque c'è molta gente e in C di questi tempi non è facile vedere stadi così pieni.